Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in questa nuova diretta di Review, grazie per come vi state collegando, grazie perché in questo spazio delle ore 12 avremo ancora una volta l'opportunità di comprendere, di affrontare un tema che riguarda la nostra vita quotidiana con Gesù. I credenti in Cristo Gesù hanno affrontato da un momento in poi della propria vita un nuovo cammino, hanno iniziato, scoccato dei nuovi passi, un nuovo volo verso una vita rigenerata in Cristo Gesù. Questa vita è fatta di tantissime novità che riguardano la quotidianità, ma anche il modo di pensare diverso, assorbendo la mente di Cristo. E quello di cui parleremo oggi è un aspetto molto importante, perché parleremo di fede e più precisamente di fede viva. Lo faremo proprio grazie a quanto il Signore ha messo sul cuore del nostro ospite, che intanto si sta collegando ed è dietro le quinte, l'evangelista Carmelo Valenti di Cristo è la risposta. Ci faremo un po' raccontare anche in introduzione, per chi non lo conosce ancora, perché è oramai conosciuto agli amici di Review, ma anche in tutta Italia, grazie proprio alla missione evangelistica Cristo è la risposta. Ci faremo raccontare che attività stanno svolgendo in questo tempo. Intanto però vi diamo il qualche minuto per accomodarvi e mettervi sintonizzati con noi, perché insieme, come di consueto facciamo, prendiamo un buon caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Il 14 febbraio, assieme ad altri servitori di Porte Aperte, sono stato all'Europarlamento a Bruxelles a presentare la causa dei perseguitati, invitati direttamente da alcuni europarlamentari interessati al tema. Insieme a me c'erano dei testimoni dal campo missionario e davanti a noi una sala gremita di europarlamentari, diplomatici, esperti, dirigenti di organizzazioni governative e non governative di molti paesi europei e anche non. Il giorno prima, in una caffetteria, ci siamo riuniti per l'ultima volta e dopo aver ripassato ciò che ciascuno avrebbe presentato, abbiamo pregato intensamente perché Dio potesse toccare i cuori dei presenti. Il nostro desiderio era quello di parlare con franchezza della persecuzione dei cristiani, certo, in particolar modo di ciò che vivono le persone che si convertono dall'Islam a Cristo, e di presentare ai partecipanti la vera ragione di questo odio anticristiano, ossia Gesù, la via, la verità e la vita. Il nostro cuore era anche questo, presentare Gesù a tutte quelle persone. Confesso che il mio cuore batteva a mille all'ora quando la sala si è riempita totalmente. Persino l'europarlamentare che moderava era sorpresa di quanta gente c'era. Dopo una introduzione di circostanza, la parola è passata a me. Ho presentato i fatti della persecuzione e la realtà dei nostri fratelli e sorelle, mostrando i risultati della nostra mappa della persecuzione e dimostrando l'ingiustizia costante che vivono i cristiani in molti paesi. La Bibbia ci insegna a combattere l'ingiustizia. Sentite questi passaggi. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, dice il profeta Isaia. Ma poi anche, o uomo, che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Questo è il profeta Michea invece che parla. E infine il salmista dice: difendete la causa del debole e dell'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. In realtà ci sono molti altri passi che parlano del fatto che la Bibbia ci invita, Dio ci invita a camminare con Lui nella giustizia, a cambiare il mondo battendoci per la giustizia, perché Dio è un Dio giusto che ama la giustizia. Dopo di questa prima parte, ho concluso dicendo che la Chiesa non è sorpresa della persecuzione, è di certo afflitta, sì, ma non sorpresa, perché noi crediamo alle parole di Gesù, nostro Signore, che disse: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
Ne è seguito un appello a non lasciarli soli, perché chiunque ami la giustizia, credente o meno, non può girarsi dall'altra parte di fronte a 365 milioni di uomini e donne che soffrono semplicemente a causa della loro fede in Gesù. Dopo di me sono seguite le testimonianze dei fratelli dal campo, ex musulmani convertiti a Cristo, finiti in carcere e torturati per la loro fede in Gesù. L'appello finale di Yassir, uno di loro, è stato: è per questo Cristo che ho sofferto, ma è per questo Cristo che ho trovato la fonte della salvezza e della gioia eterna. Vi invito tutti a cercarlo e lui si farà trovare. Potente. Quando la parola è tornata alla moderatrice dell'incontro, stava piangendo e, come lei, altre persone nella sala. Mia moglie Elena era in mezzo a noi e ha sentito chiaramente che lo Spirito Santo stava toccando i cuori. Due cose mi porto a casa da questa esperienza. La prima è che la giustizia è parte del cammino del cristiano. Dovremmo ricordarcelo. La seconda è che non c'è luogo in cui il suo messaggio non arrivi, e dovremmo ricordare anche questo. Dio vi benedica. Grazie carissimo Christian, Dio ti benedica grandemente. Questa missione molto speciale per tutta quanta la nazione italiana anche, perché no, meravigliosa missione. Ringraziamo il Signore per questo tempo, in questo giorno abbiamo la possibilità di parlare dell'importanza di una fede viva. Oggi parleremo proprio di questo argomento insieme al nostro carissimo amico collegato già con noi, già pronto dietro le quinte, e sto parlando del missionario evangelista Carmelo Valenti da Cristo la Risposta. Vediamo un po'. Eccolo qui, pace e buongiorno Carmelo. Pace a te. Grazie per esserti collegato, Dio ti benedica carissimo. Grazie, grazie, è un piacere. Piacere nostro. Sono felice di scoprire il tuo cuore verso un argomento importante che ha proprio a che fare con, diremmo proprio, come dire, l'ossigeno della relazione con Dio, ovvero la fede in Lui. E parlerai e ci parlerai proprio dell'importanza di avere una fede viva. Io lascerei subito, immediatamente, prima di addentrarci nell'argomento, Carmelo, vorrei chiederti, visto per rispetto diciamo a quanti non ti conoscono ancora, di dare una piccolissima presentazione delle tue attività e di cosa ti occupi più precisamente nel servizio. Prego. Sì, allora, Carmelo Valenti, per quanti non mi conoscono, sono un missionario da 20 anni con il gruppo La Risposta e mi occupo della parte pastorale del gruppo. Il ministero evangelistico, lavoriamo molto per le strade, abbiamo battuta d'Italia con l'Evangelo, che sappiamo sono posti, ci sono città rente e predicate del Vangelo, e il nostro desiderio era quante più persone possibile nel territorio e non solo, anche all'estero, anche in Europa. Attualmente abbiamo uno dei nostri, James, che si dica, abbiamo un gruppo che partirà lunedì per la Francia con il fratello Thierry, per quanti magari si ricordano Thierry e Giordana, sarebbe il fratello Thierry in Francia predicando il Vangelo in una parte della Francia molto particolare, nel Francia, un Bourges, un paese di 70.000 abitanti più o meno, e saremo lì con sei dei nostri che andranno in giro predicando il Vangelo. Quindi il Signore ci sta aprendo delle porte non solo in Italia ma anche in Europa e anche all'estero, come ha sempre fatto tra l'altro con il gruppo Cristo è la Risposta. E noi lo ringraziamo
ringraziamo lui, ringraziamo la Chiesa italiana che ci appoggia, che ci sostiene non soltanto con le preghiere, ci sostiene i sensi, e noi vi ringraziamo. Voglio ringraziarvi come membro dei responsabili di questo gruppo, vi voglio ringraziare a tutti quanti per come ci sostenete con ogni mezzo possibile. E Dio vi benedica. Grazie Signore, ringraziamo il Signore veramente per grazie anche per queste parole spese proprio a sostegno verso quanti hanno il cuore per l'impegno missionario italiano. Carmelo, abbiamo qualche difficoltà con il collegamento, mi fanno segno, quindi speriamo si risolva. Intanto vorrei in qualche modo darti subito la linea, e con la speranza di non avere troppe eccessive difficoltà. Pare sia non costante il collegamento, speriamo di riuscire a trattenerci, a mantenerlo. Intanto però ti do la linea e avremo proprio da affrontare un tema molto importante, ovvero quanto debba essere viva la fede, e poi questo in qualche modo già rivela che potrebbe esserci un altro tipo di fede, ovvero quella morta. Ma lascio a te l'approfondimento, prego, a te la linea. Sì, allora Dio ha messo nel mio cuore questo argomento ormai da qualche settimana. Ho trattato questo argomento con alcuni membri del gruppo. Non so se la linea va bene adesso. Ho trattato questo argomento con alcuni membri del gruppo e voglio trattarlo adesso brevemente con voi. Allora Carmelo, va bene la linea, ma meglio di prima, ma consigliamo, mi dicono dalla regia, di sganciare altri dispositivi eventualmente collegati alla stessa rete Wi-Fi in modo da avere una maggiore fluidità del collegamento. Puoi continuare, prego. Sì, ok. Allora, ripeto, questo argomento mi sta molto a cuore, è un argomento che non solo sto pensando, ma sto cercando di attuare nella mia vita. Come diceva Paolo, l'Apostolo Paolo, noi dobbiamo predicare quello che viviamo, non possiamo parlare di quello che non viviamo. Vorrei insieme con voi leggere dal libro di Giacomo, al capitolo 2, per darvi l'idea di quello che voglio trattare in questa mattina. È scritto al capitolo 2, versetto 14, a che serve se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che serve? Così è della fede: se non ha opere, per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva assieme alle sue opere, e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Bene, voglio chiarire prima di partire con la... Come dice in Efesini, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù
per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi noi siamo stati salvati per grazia. Questo è il dono di Dio. La fede è un dono che viene da Dio, non è qualcosa che possiamo riprodurre noi. Perciò, leggendo attentamente il capitolo e guardando bene ogni passaggio del capitolo, noi comprendiamo che la fede, una fede viva, ha a che fare con un'esperienza personale con Dio. Non ha a che fare con un'esperienza mistica, ma ha a che fare con un'esperienza vera, ha a che fare con le promesse di Dio. Abramo credette a chi? Credette a Dio. Abramo non credette al suo cuore, non credette a qualcosa che era intorno a lui di strano, non credette a un suo pensiero, ma Abramo credette a Dio. E in quella circostanza in cui Abramo credette a Dio, Abramo ebbe un'esperienza particolare con Dio, e questa esperienza noi la troviamo in Genesi 15. Mentre Abramo era lì in una giornata normale, una sera il Dio parlò ad Abramo di preparare dei sacrifici affinché il Dio potesse rivelarsi ad Abramo e avere con lui un patto. Ma questo patto che Dio stabilisce con Abramo, non, in questo patto Dio è l'unico garante del patto. Dio passa attraverso i sacrifici ed è lui stesso che garantirà, perché in quel frangente Abramo si addormentò, non riuscì a stare sveglio, dice che un sonno cadde su di lui, e fu Dio che giurò per se stesso ad Abramo che avrebbe benedetto la sua discendenza e li avrebbe liberati, sarebbero stati schiavi e li avrebbe liberati dalla schiavitù d'Egitto. E così fu: Dio liberò il popolo di Israele dall'Egitto, adempì la sua parola. Ma Abramo in quel frangente dovette credere, dovette avere fede. Ma questa fede che Abramo ebbe non la ebbe da se stesso, fu Dio a suscitare nella vita di Abramo attraverso un'esperienza che Abramo ha con Dio. Perciò, che cosa voglio dirvi in questo giorno? Voglio dirvi che noi dobbiamo avere una fede viva, una fede pratica, e questa fede viva, questa fede pratica, noi l'abbiamo perché abbiamo quotidianamente un'esperienza con Dio che suscita in noi fede, che ci fa avere la fede per poter fare tutto quello che dobbiamo fare. Adesso qui dice che se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano di cibo quotidiano, noi non dobbiamo solo dire Dio ti benedica e lasciare il fratello e la sorella nella loro miseria, nella loro disgrazia, ma dovremmo essere coloro che provvedono per i bisogni del fratello e della sorella. Che cosa vi fa pensare questo? Noi abbiamo già nella Bibbia un esempio dove il nostro Signore Gesù Cristo fu pratico nei confronti di una folla, non nei confronti di un singolo. A noi è stato detto di provvedere a un fratello e una sorella, eventualmente questi hanno bisogno del cibo, eventualmente questi non hanno il loro necessario quotidiano, ma Gesù dette a noi un esempio dove lui ha provveduto per più di 5.000 persone il pane e i pesci. E quando lui chiese ai discepoli che cosa si doveva fare con quelle persone, i discepoli non avevano una soluzione, non avevano tutta quella fede che aveva Gesù, ma Gesù dette loro una rivelazione di quello che loro avrebbero potuto fare, e gli disse a loro: fateli accomodare, perché io provvederò per loro. Gesù sapeva che non avrebbero, che alcuni di loro sarebbero venuti meno per la via,
e quindi Gesù stesso si occupa dei bisogni di quella folla che era interessata in quel momento ad ascoltare Gesù. Noi sappiamo che quella folla andò da Gesù perché quella folla voleva ricevere i miracoli da Gesù, ma Gesù non badò a tutte queste cose. Gesù semplicemente ha provveduto per i bisogni di quelle persone. Questa è la fede, una fede viva, una fede operante, una fede non soltanto fatta di chiacchiere, di parole, ma una fede fatta di fatti. Ed è per questo che quando si parla della persona Gesù nel libro degli Atti, inizia il libro degli Atti dicendo ciò che prese a fare e a dire, perché fu l'esempio per i suoi discepoli lampante. Fu l'esempio che proprio i discepoli videro in azione, una fede viva. E questo noi siamo chiamati a fare. E molte volte dimentichiamo che la spiritualità, la fede hanno a che fare con il quotidiano, che non hanno a che fare solo con un fattore interiore nostro, ma hanno a che fare con l'espressione di ciò che è all'interno di ognuno di noi. Cioè noi dobbiamo esprimere, far vedere agli altri, perché la fede è anche dimostrazione di cose che non si vedono, di realtà che non si vedono. Quindi non solo dobbiamo farci la bocca della fede, dicendo agli altri, ammaestrando agli altri, portando agli altri a livelli quasi da guru, ma dobbiamo prima di tutto praticare la fede. Noi siamo chiamati ad evangelizzare, siamo chiamati ad aiutare gli altri, e nell'aiuto che noi diamo agli altri non dobbiamo limitarci a dire Dio ti benedica, e non dobbiamo limitarci a dire pregherò per te. Se c'è un bisogno specifico che una sorella o un fratello ha, e questo fratello e questa sorella vengono da noi, noi dobbiamo essere molto pratici, dobbiamo aiutarli, dobbiamo cercare il modo di trovare una soluzione per questi fratelli e per queste sorelle. Io nella mia esperienza con il Signore Gesù mi sono ritrovato diverse volte a dover aiutare il prossimo. Non dico come, quando, perché non è giusto dirlo, però vi dico che tutte le volte che l'ho fatto il Signore mi ha sempre benedetto, sempre mi ha a sua volta aiutato quando io ho avuto bisogno. E io ringrazio Dio per tutti quei fratelli e per tutte quelle sorelle che ogni qualvolta io li ho chiamati si sono resi disponibili per aiutare. Ma credetemi, è stata sempre una delusione tutte le volte che si è chiamato qualche fratello, qualche sorella, e l'unica parola che ti senti dire è Dio ti benedica. Non è quello che in quel momento ti serve. In quel momento ti serve un aiuto. E se un fratello e una sorella ti chiedono qualcosa che è in tuo potere fare, perché non aiutarli? Questa è la fede che Gesù ci ha dimostrato. Vi ho portato l'esempio di Gesù che provvede alle folle, Gesù che provvede alle folle, Gesù che vede un bisogno pratico. Non soltanto Gesù li guariva, non soltanto Gesù li liberava, ma Gesù provvedeva anche ai bisogni delle persone che, tra l'altro, Gesù sapeva che da lì a poco sarebbero stati sotto la croce a gridare contro di lui, crocifiggilo, crocifiggilo. Perciò noi non siamo chiamati a fare congetture sulle persone, non siamo chiamati a fare psicologi sulla vita delle persone o psicoterapeuti, come oggi è consueto fare, parecchi esaminano la vita, l'anima, lo spirito di tutti, anche senza le competenze necessarie, e questo dovremmo veramente evitarlo. Siamo chiamati ad attuare fede, a mettere in pratica la fede, e abbiamo, ripeto, l'esempio dinanzi a noi, davanti a noi, del nostro Signore Gesù Cristo. E Giacomo
sta mettendo enfasi su questo argomento proprio per dire: fate come il Signore Gesù ha fatto. Fate come il Signore Gesù ha fatto, lo ripeto di nuovo. Perciò concludo l'espressione utilizzata dall'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 3,18, è scritto: così, 1 Giovanni 3,18, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Questo è ciò che il nostro Signore ci dice attraverso l'Apostolo Giovanni. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Noi siamo chiamati a dimostrare l'amore di Dio non soltanto nel parlare, non soltanto nelle nostre parole, ma siamo chiamati a dimostrare l'amore di Dio con i fatti, e i fatti devono essere conformi alla verità della parola di Dio. E ripeto, Dio ha lasciato attraverso la persona di Gesù e poi attraverso gli apostoli e i vari servitori di Dio nella storia che hanno seguito le orme di Gesù, fatti pratici per come fare la sua volontà. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E Dio ci benedica. Un grande monito, Carmelo, proprio a tornare ad una fede viva fatta di opere. Le opere della fede, ecco, qualcosa su cui poter ragionare potrebbe essere questo. Le opere della fede, quando si parla appunto di Abramo e si mette in enfasi il gesto che ha attuato Abramo, messo poi in conto come giustizia, si evidenzia un aspetto molto importante. Credi, Carmelo, che questo versetto e questo concetto sia un tantino un pochettino, diciamo, confuso e poco chiaro alla Chiesa, perché quando si pensa alle opere della fede si pensa subito alla beneficenza, ma poi notiamo che l'azione di Abramo è messa in conto come giustizia. Come riesci in qualche modo, permettimi di poter passare ancora qualche minuto intorno a qualche domanda intorno all'argomento, come credi sia opportuno mettere differenza e quindi separazione tra le opere intese come beneficenza e invece le opere intese legate alla fede e quindi alla manifestazione pratica di ciò che si dice e si crede? Allora, le opere che hanno a che fare con la beneficenza sono spesso legate al cuore, molto spesso legate nascono dal nostro sentimento, dal nostro desiderio di voler fare beneficenza. Mentre le opere della fede di cui parla la Scrittura non nascono dal nostro sentimento, perché il sentimento di Abramo non era sicuramente quello di andare a offrire suo figlio, quindi lui dovette ubbidire a qualcosa che andava contro i suoi sentimenti. E allora da dove proviene l'opera della fede? L'opera della fede proviene dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci parla attraverso la parola di Dio, che ci chiama attraverso la parola di Dio, ma ripeto, non in maniera mistica, attraverso un'esperienza personale dove Dio stesso parla alla nostra città, e l'esperienza è sempre conforme alle Scritture, e in quel caso noi possiamo parlare di un'opera di fede che va contro quello che è il nostro sentimento molte volte. A volte Dio ci chiama a fare proprio qualcosa su cui noi dobbiamo rinunciare a noi stessi. E allora in quel caso si parla di un'opera di fede simile a quella di Abramo, dove noi ci fidiamo completamente di Dio, ci mettiamo le sue mani e facciamo la sua volontà.
Pare di capire che alla base c'è il sentimento, è una questione di sentimenti, sentimento che nasce dal cuore verso il bisogno di chi sta intorno, e invece un altro invece che riguarda il sentimento proprio della fede che viene dal Signore. E secondo te qual è il mezzo pratico per riconoscere quale sia l'uno e quale sia l'altro? Mi spiego, molti anche in questi giorni abbiamo avuto l'opportunità di interagire precisamente con una donna che sicuramente si riconoscerà in quello che sto dicendo, e approfitto per salutarla, la quale diceva: io faccio beneficenza, ho molta fede, faccio molta beneficenza, raggiungo i poveri della mia città, ogni sera sono lì a cucinare per loro. E lei vedeva in questa azione la grande fede, e non si spiegava, e non si spiega, il motivo per cui Dio non opera in funzione di questa sua presunta grande fede di fronte ad una malattia che sta affrontando. Ora, siccome la confusione è tanta e la differenza difficilmente si riesce a fare, specialmente quando si vive in alcuni ambienti in cui si perde un po' di vista la differenza tra il rapporto con Dio e il rapporto che Dio ci chiede di avere con gli altri, ecco la differenza, questa è una grossa differenza, e quindi tante volte bisogna poi mettere i puntini sulle i. Secondo te, Carmelo, qual è l'obiettivo e qual è, secondo te, il mezzo per riconoscere quando si sta facendo beneficenza e quando invece si sta agendo per la fede che viene dal Signore? Il mezzo per conoscere quando è Dio che ci parla, e qui prendo spunto dalle parole di un servo di Dio, è quando ci viene messo di fronte l'impossibile, cioè Dio non arriva mai con cose che sono scontate. Dio non è scontato. Dio, quando ci parla, quando mette davanti a noi un obiettivo, una missione, questa missione è sempre caratterizzata dall'impossibile. Gesù che provvede ai 5.000, e lì in quel momento era impossibile. Stesso i discepoli dicono: dove andiamo a comprare tutto il materiale, tutto il cibo che per queste persone? Non è fattibile. Ma Gesù dice: falli sedere, perché sarà fattibile. E sta operando per fede, stando con la fede. Quindi noi abbiamo sicuramente un manuale di istruzioni meraviglioso, che è la parola di Dio. Se il contesto, se studiata a fondo, ci darà le basi per poter capire quello che viene da Dio e che ha a che fare con il sento e il cuore di Dio, e quello che in realtà viene dall'anima e che ha a che fare più con qualcosa di umano, cioè il desiderio di voler fare cosa. E in questo nostro desiderio di voler fare qualcosa, sempre studiare, se l'udine è far conoscere alle persone Dio o far conoscere alle persone noi stessi, perché tante volte noi ci muoviamo con l'idea di far conoscere alle persone la nostra persona, ovvero io, Carmelo, mi devo fare un nome, e per farmi un nome mi devo inserire in un settore del mondo evangelico, magari dove gente mi vedrà con santo della situazione, della persona, della situazione. Ecco, in quel caso non è per niente un'opera di Dio, è un'opera dell'io, non di Dio. Quindi dobbiamo sempre stare un po' attenti alle attitudini che abbiamo, a come ci stiamo ponendo di fronte a ciò che stiamo intraprendendo, e soprattutto se Dio è d'accordo con noi. E lo capiremo subito se Dio è d'accordo con noi, perché se Dio è d'accordo con noi, Lui si rivelerà alla nostra vita e ce lo farà capire, come ha fatto con Abramo, come ha fatto con tutti i suoi servitori. Vi faccio un esempio: io, per unirmi alla missione Cristo è la risposta, non ho avuto una particolare chiamata di Dio, ma ho avuto
di volermi unire a questa missione perché avevo il desiderio di voler andare ad evangelizzare. Il mio desiderio era quello di evangelizzare. E ovviamente questo desiderio si accorda con la parola di Dio, perché è Dio stesso che dice andate per predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, per me non era importante con chi o dove, ma era importante trovare qualcuno, un posto, dei fratelli con chi farlo. Questo era il desiderio. Io sono in questo gruppo, mi hanno accettato e ora sono 20 anni che sto con loro. Cammin facendo, io ho sempre più avuto chiaro nella mia vita che era qui che il Signore mi voleva. È stata un'esperienza con Dio, di volta in volta si rivelava la mia vita, mi parlava attraverso una predicazione, attraverso i suoi servitori, attraverso un canto, attraverso un momento mio di meditazione. Insomma, Dio in tutti i modi mi ha parlato e mi ha fatto capire che qui è il mio posto, e io ho messo su famiglia in questo posto. Sono sposato con mia moglie Giusy e grazie a Dio, Dio mi ha dato 2 figli, Giuseppe e Jonas, e stiamo continuando insieme come famiglia a servire Dio in questo posto. Le difficoltà non mancano, ci sono tutte le difficoltà che ogni essere umano ha sulla terra, ma ti posso dire, Michele, che Dio è sempre fedele, e ogni volta che succede qualcosa io faccio appello alla sua fedeltà e al fatto che lui mi ha confermato che io dovevo stare qui. Gloria a Dio, gloria a Dio. Queste sono testimonianze che rincuorano anche nel auspicare quanti i nostri amici in questo momento stanno proprio decidendo di servire il Signore e si stanno forse in qualche modo anche un po' preoccupando di quello che potrebbe questo portare di fronte a questa scelta. Io vorrei chiederti, Carmelo, riguardo proprio al discorso della fede e delle opere che ha evidenziato Giacomo nella sua epistola. Noi vediamo Giacomo che è sostanzialmente il pastore di una comunità. E questo pastore di una comunità, quindi leader di questa comunità, lo vediamo alle prese proprio con un argomento che tendenzialmente potrebbe portare le persone a diventare troppo trascendentali, dimenticando i bisogni quotidiani anche del target. Perché? Perché quando si diventa cristiani e quando si ha a che fare con le cose del cielo, viene automatico, una esperienza che abbiamo fatto tutti, viene automatico di cominciare a pensare che gli altri hanno bisogno, sì, di fare la stessa esperienza spirituale che abbiamo fatto noi, dimenticando però l'interezza dei bisogni dell'altro. Chi abbiamo di fronte ha bisogno di anche tantissime altre cose. Sembra quasi in un modo pratico, perciò Giacomo è estremamente pratico, perché Giacomo aveva davanti a sé un uditorio formato da tantissime famiglie, da tantissime persone, le quali arrivavano alla chiesa pieni di problemi anche di carattere logistico, persone che non avevano gli indumenti, parla di questo sostanzialmente, no? E quindi di fronte aveva persone che avevano bisogno anche di altro, oltre che della semplice sola predicazione. Un po' come dire, non dimentichiamoci, cari fratelli, ecco, cara Chiesa del 2024 in Italia oggi, ma non ci dimentichiamo che il nostro target non ha bisogno soltanto di elevarsi, i nostri amici che ci stanno ascoltando, non hanno bisogno soltanto di elevarsi da uno stato da peccatori a figli di Dio, ma mentre accade ciò c'è bisogno anche che siano osservati, curati, avvicinati anche per un bisogno un po' più pratico che riguarda, diciamo, se non hanno un vestito, se non hanno cosa mangiare, eccetera, eccetera. Qualcuno avrebbe confuso la faccenda unendo la predicazione a tutto l'aspetto diaconale, ma quello, abbiamo detto, è già sancito essere stato un errore negli anni. Ora, la mia domanda è, esattamente come Giacomo, anche la missione Cristo dà risposta durante gli anni e durante tutto l'anno, nei mesi di tutto l'anno, addirittura
In inverno, che stiamo quasi per abbandonare, voi avete avuto delle missioni in alcune città italiane, quindi siete sempre operativi e in attività. Proprio mentre siete in attività, e li vediamo con questa tenda bianca di più o meno grandezza, più o meno grande, ecco, nelle varie città. 600 metri quadri. Come dicevi, 600 metri quadri. Wow, fantastico, quindi sì. Anche con tutto quanto quello che contorna appunto questo grande tendone. Ecco, stavo dicendo, intorno a questa tenda spesso accade proprio quello che ho descritto, e l'ho descritto apposta, cioè si avvicina sì il bisogno di trasferire l'Evangelo, ma c'è anche dietro il bisogno di stare accanto. Carmelo, ci racconti qualche esperienza in cui hai visto sì la fede attivata dal punto di vista spirituale con liberazione e anche con qualche miracolo, ma hai anche dovuto attivarti insieme al gruppo per stare vicino e fornire indumenti, cibo, vicinanza, forse anche un tetto che abbia potuto accogliere qualcuno che era proprio senza, perché sappiamo che siete veramente vicini a molti che hanno proprio difficoltà anche a vivere il momento di avvicinamento al Signore quando stanziate all'interno delle città. Prego. Sì, allora, a noi capita spesso, mentre siamo operanti in alcuni territori, in alcuni posti, di avere intorno a noi persone noi le facciamo stare insieme con noi proprio a tavola, e prendiamo quel tempo, oltre che un tempo dove stiamo dando loro ciò di cui hanno bisogno, un tempo dove noi possiamo parlare con loro del Vangelo. Ti dico che ci capita spesso questo, e infatti noi abbiamo deciso di mandare sulla tenda, potete mandare altrove, a parlarci, fare una tenda a parte, creare un gazebo a parte per avere di mangiare. Invece no, andiamo a mangiare sotto la tenda, mettiamo i tavoli sotto la tenda, proprio perché sappiamo che se qualche persona bisognosa intorno alla tenda, oltre alla comunione fraterna, noi la facciamo venire, la facciamo sedere e la facciamo stare con noi, per non farla sentire a disagio, perché mettere una persona da parte, dargli a parte e farla sentire a disagio, quindi proprio in quel momento la cosa bella è vedere questa persona si siede con te, parla con te, e così, diciamo, puoi aiutare questa persona praticamente in quel giorno. Ovviamente so che dando da una non risolvi i problemi di una persona, però intanto dimostri a quella persona che tu hai interesse per quella persona. Poi il Dio ti guiderà per come risolvere i problemi di quella persona. Michele, capisco la Chiesa italiana che spesse volte ha donato dei soldi o dei vestiti a persone, si è ritrovata a dare vestiti e soldi a persone sbagliate e ad essere truffata. Io capisco questo fatto qua, ma non possiamo fare dell'erba tutta un fascio. Noi dobbiamo accertarci che il bisogno sia reale, dobbiamo conoscere la persona e aiutare la persona. Aiutare una persona significa aiutarla nella maniera giusta, cioè la persona deve ricevere l'aiuto, deve accettare anche le condizioni, che se non accetta le condizioni non vuole essere aiutata. Quindi se io posso offrirti un piatto di pasta, non mi devi venire la carne, se questo è quello che ti posso dare. Si devono capire anche dall'altra parte le persone aiutando. Però una cosa che voglio dire, che mi ha molto colpito, mentre eravamo a fare un'evangelizzazione cinese, i fratelli cinesi ad un certo punto, mentre pioveva a dirotto, hanno fatto uscire dal supermercato un carrello pieno di ombrelli per ognuno di noi, e l'acqua dal supermercato, che era l'acqua levissima, cioè
Ora io dico, se devo dare l'acqua a me stesso, mi compro quella che costa meno, e se la devo dare a un altro, do la stessa acqua. Ma loro, per quel senso che hanno di rispetto verso le persone che evangelizzano, che sono fratelli nel Signore, ti danno il massimo. Questo a me mi ha toccato, cioè ti danno cose di marca che io, ripeto, non le uso manco per me stesso, no? Capisci? Cioè, cerco di risparmiare. Però questa cosa mi ha toccato perché è bello vedere delle persone che non ti danno, doperarti, ma ti danno perché con il cuore, ti danno perché ci tengono, che tu in quel momento stia bene. Bene, bene, grazie Carmelo per la tua esperienza, l'esperienza che ci hai raccontato di aver fatto in questa appunto vicinanza ad ogni parte che riguarda proprio la vicinanza ai nostri carissimi amici che raggiungiamo con l'Evangelo. Io vorrei ringraziarti, grazie Carmelo per aver partecipato oggi, per averci condiviso un approfondimento appunto sulla fede viva così suggerita dalla parola di Dio, e prego il Signore che possa continuare a servirsi di te, della tua famiglia e anche delle famiglie che raggiungete con questa meravigliosa missione. Parole di Vita è anche molto vicina perché collabora fornendo i calendari, intanto però siamo veramente felici di scoprire che l'opera di Dio va avanti e stiamo vicino, sosteniamoli e ancora preghiamo per loro affinché possano continuare a lavorare con questa motivazione che proviene direttamente dalla fede viva, così come la ce l'ha suggerita Giacomo citando Abramo. Grazie di cuore, Dio ti benedica, Carmelo. Pace del Signore. Pace a te, Michele Cesare. Dio vi benedica. Pace del Signore, pace. È stato bello vivere questo momento insieme. Io vorrei veramente ringraziarvi per averci seguito. Vi do appuntamento, a Dio piacendo, a lunedì con una nuova diretta, nella quale parleremo con un nostro carissimo, io lo considero un grande riferimento per la Chiesa italiana, sono proprio felice di preannunciarvi di avere con noi lunedì Cesare Cananzi, il nostro carissimo pastore Cesare Cananzi. Ha per tanti anni svolto un lavoro evangelistico attraverso la radio con il suo programma Bethesda, se non ricordo male, ed è molto vicino alla sofferenza dei tanti. Molti ricorderanno la sua voce, molti ricorderanno il valore del suo ministerio, e grazie a Dio stiamo organizzando una puntata proprio per averlo qui ancora con noi in diretta lunedì alle ore 12, ricordandoci anche che lunedì dalle 16 alle 22 ci sarà il momento della staffetta di preghiera e appunto di Parole di Vita. Quindi sarà una settimana che inizia con grande, a Dio piacendo, con grande lavoro, un grande lavoro che ci vede protagonisti anche con i vari collegamenti e le varie attività. Intanto però siamo felici di ringraziarvi per quanto state facendo per noi. Vi suggerisco anche di continuare a rimanere connessi con Parole di Vita, perché ci sarà alle 14 una diretta di Donne di Fede, ma susseguiranno così tanti altri contenuti tipici del venerdì. E vi ricordo anche, non lo voglio dimenticare, che questa sera questa diretta andrà in replica alle ore 23:30, sempre a Dio piacendo. Con questo vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, passato alla presenza del Signore, con la presenza del Signore nel vostro cuore, insieme alle vostre famiglie spirituali e materiali. Con questo vi abbraccio e Dio vi benedica. Pace. Shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.